Gian Matteo Paolin, segretario di Federfarma a Bologna, titolare anche di una farmacia appunto a Bologna, e partecipa a questa iniziativa della WISP, pillole di movimento, iniziativa della quale andiamo a parlare adesso. Buongiorno Paolin, ben trovato. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, voi vendete pillole di movimento, per una volta un farmaco che non è un farmaco, ma è un... sì, lo è in realtà, fare movimento. Non è di quelli, diciamo, che si assumono con il blister, ecco. Diciamo che noi regaliamo un'attività motoria che si può sostituire a un farmaco o prevenire l'uso dei farmaci. È un'attività che è iniziata 10 anni fa a Bologna, con la collaborazione appunto, cioè ideata dalla WISP, con la collaborazione delle farmacie bolognesi, che hanno incominciato a distribuire nel mese di gennaio e febbraio appunto delle confezioni che all'interno contengono un buono sconto per fare un mese di attività motoria presso le strutture della WISP, e quindi iniziare quelle persone che tendenzialmente hanno un approccio un po' pigro all'attività fisica, iniziarle con uno stimolo per provare a vedere se possono trasformare le loro abitudini, inserendo anche un po' d'attività motoria, che sicuramente a livello di prevenzione dell'insorgenza di patologie croniche ormai è risaputo essere molto importante. È notorio, esatto, essere molto importante. Alcune addirittura non solo scontate, ma addirittura gratuite, leggo. Quindi gratuite. Sì, ci sì. Si presenta, come funziona? Uno viene in farmacia da lei, va bene, il caso nelle farmacie di Bologna, ma adesso diventa nazionale, quindi la cosa si allarga via via. Ecco, sul sito della WISP si trova l'elenco preciso delle città, che sono ormai tante, nelle quali questa iniziativa, questa campagna è in corso. Ma come funziona? Vengo in farmacia e chiedo una pillola di movimento? Esatto, quest'anno diciamo i cittadini bolognesi ormai sono affezionati a questa iniziativa, quindi sono già super preparati e dal giorno della conferenza stampa si recano in farmacia chiedendo direttamente la scatolina con le pillole di movimento. Da quest'anno l'iniziativa si allarga a tutto il territorio nazionale, come è giusto che sia, 31 città, più di 250 comuni, quindi tutti i cittadini che vorranno provare questa esperienza possono recarsi in farmacia guardando le farmacie aderenti sul sito della WISP e richiedere la confezione contenente il buono sconto. Lei è un'idea per la quale la Lombardia non c'è? No, scusi, se no telefono poi chiedo, però magari ve lo sta, magari è stato detto. Credo che sia la domanda da fare alla Lombardia e all'associazione. No, perché io guardo, no, sfruguglio da qua e là e invece proprio purtroppo non la vedo. Vedo Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, sì, Valle d'Aosta e Veneto. Porca miseria, io che volevo anch'io la mia pillola di movimento, niente, devo sconfinare, ma poi devo andare a farla. Cosa faccio? Vado a Piacenza a farla, mica tanto comoda per me, insomma, poi a far ginnastica. Può venire a Bologna, la ospitiamo a Bologna. Tanto vale venire a Bologna, però se devo prendere, devo fare tutta sta strada per far ginnastica a Bologna, non va bene. Però è molto bello. Se la fa a piedi, la ginnastica la fa. Ah beh, certo, è una delle cose, posso venire a Bologna a piedi, lei mi dà la pillola ma me la dà per tirarmi su a quel punto. Esatto. Diciamo che sicuramente il momento per le farmacie adesso è molto molto intenso, quindi forse la Lombardia non ha ritenuto inserire anche questa iniziativa in un momento di grandissima intensità, ma presumo che vista l'eco nazionale che questa meritoria iniziativa ha avuto, l'anno prossimo chiederà di partecipare anche la Lombardia, vedrà che saremo tutti uniti su questa cosa. Ma adesso noi ci lamenteremo fortemente perché non possiamo beneficiare di questa iniziativa. Però è un'iniziativa direi fondamentale, tra l'altro anche psicologicamente in questo periodo uscire di casa è fondamentale. Io vedo qua e là persone veramente terrorizzate dall'idea dell'uscire anche solo di casa, no? E questo invece è un incentivo anche a riprendere un po', a avere una vita. Sì, noi viviamo quotidianamente questo disagio durante le nostre giornate di lavoro in farmacia, è indubbiamente un disagio trasversale che diciamo prende sia gli anziani che gli adulti che i giovani, e quindi questa è una iniziativa che può essere di grande aiuto, anche perché l'offerta della WISP e dell'attività motoria è
diciamo, allargata e variegata, per cui si passa dai balli di gruppo per gli anziani alla zumba, alla palestra, al nuoto, a tante altre attività differenti. Quindi indubbiamente la spinta a provare a riconnettersi con la società uscendo di casa, in un contesto comunque che garantisce una corretta gestione del rischio, quindi le sanificazioni, le igienizzazioni, l'utilizzo dei DPI, insomma è una situazione che anche dal punto di vista sanitario è garantita e aiuta a ritrovare una quotidianità più normale che adesso ci manca tanto, diciamo. Decisamente, anche perché appunto il contesto lei lo descrive bene, appunto garantito con tutte le attenzioni, tutte le prudenze, ma al di là di questo, appunto, io adesso ho l'esperienza di una delle mie figlie a scuola che ha un insegnante evidentemente molto in difficoltà, perché diciamo che si presenta vestito da guerra batteriologica, no? Quindi è chiaro che dentro c'è una difficoltà proprio a gestire la quotidianità, e quindi bisogna invece imparare, ecco, tutto sommato, anche capire dov'è il pericolo e dove non c'è. Giustamente, sì, capire dov'è il pericolo e quanto questo pericolo sia, diciamo così, di alto livello o di medio livello. Cioè adesso per fortuna questa variante Omicron, sebbene tantissimo diffusa, da una malattia nella stragrande maggioranza dei casi abbastanza gestibile, e quindi direi che è il momento, anche sempre sollecitando le iniziative relative alla vaccinazione in tutta la popolazione, dai bambini agli anziani, però è il momento anche di riprendersi un po' di vita, diciamo così, per coloro che non l'hanno riacquistato. Cioè noi siamo al lavoro dal primissimo giorno, sempre comunque con gli stessi ritmi, anzi direi che i ritmi sono forse raddoppiati, quindi ci rendiamo meno conto di quello che è l'isolamento e il carico di paura che c'è all'interno delle persone, sebbene lo viviamo nelle richieste quotidiane, negli sguardi anche delle persone e in quei sorrisi che mancano sotto le mascherine, diciamo. Sì, però siamo diventati bravi a leggere gli occhi, no? Sì, un po' sì. A parlare con gli occhi. Gli italiani sono noti per lo sguardo così un po' con il quale ammiccano e raccontano tantissime cose. Ci pensavo stamattina con gli amici d'infanzia, a volte basta darsi un'occhiata e ci si capisce immediatamente, no? Mascherina, non mascherina, è tutto chiarissimo. Però ecco, vorremmo tornare a vedere i sorrisi laddove, appunto, nei contesti in cui si può togliersi la mascherina, dove si può essere tranquilli, essere sicuri, insomma, poi le cose non possono che migliorare. Noi siamo ottimisti, vero? Abbiamo certamente una pillola che, oltre che di movimento, di ottimismo. Beh, adesso le pillole di movimento sono un'iniziativa molto importante e quello ci aiuterà. Diciamo che adesso abbiamo anche una pillola per la patologia, quindi un vero e proprio farmaco che è arrivato sul mercato, è in tanti ospedali in sperimentazione, va bene per alcuni tipi di patologie, però oltre al vaccino abbiamo anche una cura, quindi insomma piano piano, con esatto, i giusti tempi della salute stiamo andando avanti. Passerà. Grazie davvero a Gian Matteo Paolin, abbiamo detto segretario di Federpharma a Bologna. Buona giornata, buon proseguimento. Prendiamoci tutti delle pillole di movimento oggi a passeggio, visto che il tempo tiene. Oggi il tempo è bello anche a Bologna, si passeggerà. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie davvero per questa iniziativa della WISP.